Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Esercitati invece la pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 24, versetto 16. Mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. La pietà, una disciplina. Nessuno contesta l'utilità di buone norme di vita. Mangiare con sobrietà, dormire un certo numero di ore e fare regolarmente esercizio fisico, non fosse altro che camminare. È indispensabile prendersi cura del proprio corpo. Ma è ancora più vantaggioso esercitarsi alla pietà, proprio come si pratica uno sport, perché così si vigila sulla propria anima. La pietà è una relazione con Dio, una vita di fede, mantenuta per mezzo della lettura della parola di Dio e della preghiera. Coltivare questa relazione richiede degli sforzi continui, una disciplina quotidiana. Il termine greco usato qui per la parola esercitare è quello da cui è stata tratta la parola ginnastica. Lo sportivo ha uno scopo e si impegna totalmente per raggiungerlo. Egli vive sobriamente, si allena regolarmente, è determinato e rispetta le regole. Lascia nello spogliatoio ciò che potrebbe ostacolarlo. Allo stesso modo il cristiano che vuole piacere al Signore deve sviluppare diverse qualità: energia spirituale, dedizione, dipendenza, sottomissione alla sua volontà e senso della sua missione. Egli fissa i suoi occhi su Cristo, lo scopo della sua vita. Ha un solo obiettivo e conosce le sue priorità. L'Apostolo Paolo è l'esempio di un eccellente atleta. È scritto in Filippesi capitolo 3, versetti 13 e 14. Una cosa faccio, diceva, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Che il Signore ci benedica. Thank you.